Sono Matteo Plazzi, faccio parte del team Luna Rossa Prada Pirelli. In questa edizione di Coppa America ho il ruolo dei Rule Advisor e in più mi occupo della gestione dei RECON, del programma di RECON. Il programma di RECON in pratica è un programma comune a tutti i team in cui le informazioni che una volta nelle scorse coppe venivano prese dai singoli team andando a spiare e vedere cosa facevano gli avversari, oggi queste informazioni vengono prese all'interno del team e distribuite sia ai media che agli altri team. Qui a Cagliari abbiamo la presenza di due persone, un fotografo e un driver, che ci seguono in tutte le giornate di allenamento, fanno dei report dettagliati di quello che succede, delle interviste, dei video e delle foto. Esiste un pannello costituito da un rappresentante per ogni team che si chiama Record Management Panel. Questo gruppo di persone gestisce, coordina e sceglie i professionisti che vanno ad osservare le barche. Per noi, per Luna Rossa, hanno scelto Michele Melis, che è il boat driver e quindi è la persona che guida il gommone e che osserva i nostri movimenti e fa le interviste. Invece Ivo Rovira è la persona che fa il fotografo e i video. Ad ogni team è vietato di uscire in mare ed è vietato di fare dei movimenti sulla barca senza la presenza dei RECON. I nostri osservatori hanno alcuni limiti entro cui operare e si devono attenere a questi regolamenti, fondamentalmente sia per garantire la sicurezza in mare, ma anche per garantire una uniformità di informazioni prodotte e scambiate fra tutti i team. Quando la barca è a terra, noi dobbiamo suggerire dove loro possono stare e quindi hanno dei quadrati da cui possono fare le foto è l'unico posto in cui possono prendere le foto e l'immagine della barca. Una volta che la barca esce, loro salgono sul loro gommone che noi gli mettiamo a disposizione e seguono la barca. Non hanno comunicazione con la barca e quindi per far questo e per farlo in sicurezza devono sempre seguire la barca e mai cercare di essere davanti. Io sono Michele Melis, sono il driver dell'unità RECON qua a Cagliari e osserviamo Luna Rossa. E io sono Ivo Rovira, fotografo, e penso che Michele è un po' di più che driver. È anche ingegnere e tecnico. Ho sempre trovato il mondo della Coppa America un mondo molto affascinante. Sono ingegnere navale, quindi anche l'aspetto ingegneristico, tecnico mi è sempre interessato tanto. Ho visto nell'opportunità RECON un modo diverso per avvicinarmi a questa tecnologia e vedere le barche dal vivo, come questi ragazzi navigano in mare, e non vederle solo al computer con simulazioni e vedere davvero come funziona il tutto. Per me era il momento giusto di riprendere questa professione. Avevo stato fotografo nella 32 America's Cup e fotografo di squadra con Alinghi, e quando mi hanno proposto l'opportunità di venire qui a Sardegna e di fare il RECON per Luna Rossa, penso che in due giorni ho detto che sì, è cambiato tutta la mia vita a Barcellona e sono venuto qui con la mia famiglia. Il nostro lavoro è un lavoro, lavoriamo in duetto, io chiaramente ho alcune nozioni tecniche, Ivo chiaramente tutta la parte fotografica. Riceviamo input dai competitor di Luna Rossa, noi abbiamo un calendario delle uscite, un rappresentante del team Luna Rossa ha tenuto come da regolamento ad avvisarci quando sono pianificate le uscite in mare e soprattutto a che ora è il rollout. Qui alla base abbiamo due postazioni dove poter osservare la barca, sono 25 metri dall'albero esattamente. E chiaramente quindi la nostra giornata inizia così, che ci troviamo nel nostro RECON Square, insomma nel nostro quadrato RECON, e da lì si osserva, possiamo fare delle foto. Non appena poi la barca viene messa in mare, noi abbiamo la nostra barca, il nostro gommone,
poi inizia tutto il nostro lavoro in mare, no? Quindi osservazione, si segue la barca, si fanno diverse foto, cerchiamo di posizionarci in modo strategico. Dopodiché facciamo un'intervista a un team member ogni giorno. Io tengo un lavoro di 5 ore di più dopo di ritornare, perché dovevo fare la selezione per Recon e per Pierre e per Media e fare il video della giornata e le clip. E nel frattempo io scrivo la relazione del giorno, quali sono le nostre osservazioni. Il mio lavoro è fare le foto anche le più belle che posso per posare in valore questa squadra, questo equip, ma il mio lavoro anche è intentare fotografiare tutte le cose che Luna Rossa voleva. Un po' nascondino, no? Sì, all'escondino. È un lavoro interessante che forma parte dell'America's Cup. Sempre ha giocato questo gioco dell'espia. C'è una linea, no? Noi facciamo il nostro lavoro, il team chiaramente deve fare il suo. È un po', insomma, il gioco, questa è la Coppa America, quindi saranno sempre segreti.